Salve a tutte e a tutti e benvenuti a questo appuntamento dedicato alla comprensione delle differenze tra quello che è il feng shui popolare moderno e quello che invece è il feng shui tradizionale, quindi fortemente legato, oltre che a millenni di storia della disciplina, anche proprio a quelle che sono le nostre reazioni neuropsicologiche all'ambiente e quelle che è la nostra vera e propria risposta fisiologica ai contesti, ai territori, agli edifici in cui viviamo. Perché vi è questa confusione? Ed è soprattutto da noi in Europa è molto più semplice finire su un libro dedicato al feng shui moderno, quindi quello creato nel XX secolo, piuttosto che su libri dedicati al feng shui tradizionale. Fondamentalmente ci sono tre ragioni. La prima ragione è una ragione storico-evolutiva del feng shui stesso. Infatti, non esiste mai esistito il maestro X che ha deciso di scrivere che cos'è il feng shui e ha fondato una disciplina, ma parliamo di tanti nuclei di studiosi, ricercatori, filosofi che hanno sviluppato in periodi diversi e con tecniche diverse tutta una serie di metodologie per analizzare lo spazio abitato e come gli edifici si inseriscono in un determinato territorio. Si pensa infatti che le prime applicazioni di quello che noi oggi definiamo feng shui devono essere fatte risalire addirittura al Neolitico. Infatti sono stati trovati dei reperti, soprattutto in epoca Hongshan, quindi parliamo più o meno del quarto millennio avanti Cristo, quarto quinto millennio avanti Cristo, nella zona del Medio Fiume Giallo, che rispecchiano perfettamente i pattern che ancora oggi sono consigliati come un buon posizionamento per una città, per un edificio, per un ambiente in generale. Cosa è successo però nel tempo? È successo che soprattutto in quello che è il periodo definito delle 100 scuole del pensiero. Le 100 scuole del pensiero è stato un periodo filosofico che potremmo un po' far corrispondere al nostro Rinascimento italiano, in cui vi è stato un vero e proprio florilegio di filosofi, pensatori, scuole di filosofia politica che andavano a compensare quella che era l'assolutamente instabile, quello che era l'assolutamente instabile periodo preimperiale cinese, ovvero il famoso periodo degli stati combattenti, ma anche un po' prima, e che di fatto andava un po' a compensare questo senso di profondo smarrimento e confusione proprio grazie alla filosofia, grazie allo studio, grazie all'educazione. Nel periodo delle 100 scuole di pensiero, infatti, troviamo i primi testi codificati che parlano di feng shui e lo fanno risalire addirittura appunto a Fuji, uno degli eroi culturali, una di queste figure mitiche della tradizione cinese, che fu anche colui che vide per la prima volta e declinò per la prima volta la sequenza cosiddetta dei trigrammi del cielo anteriore, quindi quelli che motivano le cause prime di tutto il manifestarsi delle cose nella nostra esistenza, nel nostro mondo reale. Quindi la prima ragione per cui abbiamo un po' di confusione su il feng shui è che non è una disciplina unitaria e che quello che ci è arrivato spesso è stato scorporato da scuole che avevano degli approcci completamente diversi e quindi creano ovviamente confusione perché non è possibile prendere il principio o la tecnica di una scuola e applicarlo all'altra senza una visione organica e sistemica del tutto. La seconda ragione è una ragione storica molto più recente. Infatti, a causa della rivoluzione culturale, a partire già dal 1949, il feng shui, come tantissime altre discipline, come anche tantissimi, cioè soprattutto quelle che erano le filosofie con una declinazione più religiosa, come potrebbero essere considerate il confucianesimo, il taoismo, ma anche il buddismo, sono state considerate tradizioni da eliminare a livello culturale. Infatti la rivoluzione culturale maoista cosa ha fatto? Ha definito che tutta la Cina antica, che loro facevano risalire ad una visione molto feudale ed imperiale, non andasse più bene per la nuova Cina. E quindi queste persone, gli studiosi, ma anche i monaci, anche i filosofi, sono stati
considerati dei soggetti non più graditi allo Stato e quindi sia vi sono state delle vere e proprie damnatio memoriae dei libri, sono stati bruciati, sono stati resi illegali i libri più antichi e queste stesse persone sono state anche fisicamente perseguitate, cosa che le ha portate a scappare in zone limitrofe, ad esempio come Hong Kong, che è ancora un protettorato inglese, come Taiwan, come anche la Malesia o persino gli Stati Uniti. In questo modo, quindi, tantissime conoscenze che si erano tramandate di generazione in generazione nei secoli precedenti, fondamentalmente sono state fatte sparire o gli stessi detentori del sapere hanno cercato di farle sparire per vedere, per riuscire a salvarsi la vita in un certo senso. Questo cosa ha portato? Ha portato ad una progressiva perdita del valore originario, quindi della conoscenza originaria, che si è, soprattutto in quest'ultimo secolo, si è diluita sempre di più, diventando in certi casi anche molto confusionaria, apposta per non farla conoscere a tutti, perché vi era la necessità proprio di mantenere solo per chi ne avesse realmente le capacità di comprendere certi tipi di conoscenza. La terza ragione è stata una ragione prettamente, direi quasi, di marketing. Cos'è successo infatti? Negli anni 70-80 negli Stati Uniti vi era un grandissimo florilegio di quella che è la nuova spiritualità, New Age, l'idea dell'era dell'acquario e quant'altro. Un ricercatore, uno studioso taiwanese chiamato Thomas Lin Yun, che si definisce anche capo di una nuova setta buddista chiamata quella tantrica dei berretti neri, che niente hanno a che fare con il Karma Kagyu, che è un lignaggio tibetano, quello di cui a capo vi è il Karmapa, che adesso ne abbiamo due perché c'è un po' di confusione, però che ha sempre avuto a capo il Karmapa, l'unico che aveva la possibilità di portare un berretto nero in testa. E quindi ha creato questo vero e proprio sincretismo che andava a unire buddismo, taoismo, confucianesimo, discipline olistiche in generale e anche il Vastu Shastra, ad esempio, quindi la geomanzia indiana, e ha creato questa nuova tecnica di Feng Shui che conosciamo come Feng Shui del tantrico dei berretti neri, che però sfortunatamente non è il feng shui tradizionale, né fa totalmente riferimento alle scuole tradizionali, tra cui quelle citate prima. Bensì è proprio questo insieme di discipline del benessere e conoscenze tradizionali e sfortunatamente anche tanta superstizione, tanta scaramanzia popolare, che però, arrivati negli Stati Uniti in un momento in cui culturalmente si era molto ricettivi a questo tipo di nuove conoscenze, è stato preso come completamente affidabile ed è di fatto diventato quello che tuttora per moltissime persone è il feng shui vero. Non esiste un feng shui vero, un feng shui falso. L'unica cosa che possiamo analizzare è come determinate caratteristiche di questo feng shui popolare non abbiano alcuna efficacia e si basino esclusivamente proprio sul folklore popolare, sulle tradizioni apotropaiche di molti gesti che, come si faceva anche da noi in campagna, che per aver fortuna si facevano determinate cose. Questo perché al di là del nostro pensiero logico, noi abbiamo sempre il nostro pensiero magico, che è la prima forma di pensiero che nasce in noi sapiens quando siamo piccoli, e che quindi è un pensiero di tipo associativo che utilizza come mezzi per ottenere dei risultati, dei veri e propri rituali, tantissimi oggetti che siano collegati a determinati archetipi, quindi a determinate immagini, e che possano avere un valore simile, il famoso pensiero omeopatico, in cui tu usi il simile per ottenere il simile. Quindi questo nuovo feng shui, questo feng shui che ci è arrivato in Occidente, perché i testi sono stati maggiormente tradotti negli Stati Uniti, anche ad Hong Kong, che erano già parzialmente bilingue, visto il dominio inglese, e ci sono arrivati in Europa proprio in un modo spesso molto confusionario, che non andava a definire quali sono le
dinamiche, le discipline, le tecniche, i tipi di analisi strettamente correlati alla nostra fisiologia, quello che nel Novecento le avanguardie architettoniche hanno studiato, hanno iniziato a ristudiare con la neuroarchitettura. E come anche oggigiorno gli scienziati stanno analizzando tramite l'analisi proprio neuropsicologica della percezione, quindi come noi rispondiamo in modo uniforme e istintivo a determinati stimoli spaziali, quindi visivi, ma anche tattili, uditivi e quant'altro. Di cosa voglio parlarvi oggi? Oggi voglio quindi parlarvi di uno dei simboli più comunemente utilizzati nel feng shui popolare e che però ha tutt'altra origine a monte, ovvero voglio parlarvi dei cani fu. Chi sono i cani fu? Innanzitutto, in italiano e anche comunque in inglese viene utilizzato il termine cane fu, che non è assolutamente il termine utilizzato originariamente in Cina. Il cane fu, infatti, non è un cane, bensì è un leone, è uno sh, e ancora oggi noi possiamo trovare questo tipo di iconografia in templi, palazzi molto importanti, ma anche nelle celebrazioni come quelle della danza del leone, che è molto differente dalla danza del drago. La danza del drago è quella in cui moltissimi atleti fanno muovere un grande drago, mentre di solito la danza del leone è sempre molto difficile, viene fatta da coppie di due atleti provenienti da scuole di Kung Fu, principalmente, che riescono ad animare questo leone in celebrazioni principalmente legate al cambio dell'anno, comunque celebrazioni di abbondanza, perché è considerato il leone un elemento di forza, un simbolo di fertilità, di yang, di grande potenza vitale e che quindi viene utilizzata come immagine di potenza, di benessere, di floridità. I nostri cani fu quindi furono dei leoni. Durante il periodo ancora della Via della Seta vennero portati principalmente dalla Turchia o comunque dal vicino Oriente dei leoni in Cina, venivano allevati anche dagli imperatori perché proprio considerati animali di grande potenza. Tuttavia non si conosceva ancora benissimo la fisiologia di questi animali, quantomeno a livello popolare, e infatti quando noi vediamo i due cani fu davanti alla porta, vediamo un maschio e una femmina tutti e due con la criniera. Perché ragione? Perché in realtà serve solo l'archetipo, l'esempio dell'animale potente, aggressivo, infatti sono molto ben delineati i denti e soprattutto gli artigli, e si trovano a tutela della porta di un edificio, solitamente un edificio molto importante, un edificio sacro, con il maschio che si riconosce perché ha una sfera tra le mani che rappresenta sia il mondo ma anche la potenza imperiale. Veniva associata all'idea di potenza imperiale, che si trova guardando verso fuori dalla casa alla nostra sinistra, quindi nel cosiddetto lato del drago verde di un'abitazione, di un edificio, mentre la femmina di solito ha un cucciolo o più cuccioli tra le zampe e si trova dal lato opposto, quindi quello che noi comunemente nel feng shui definiamo il lato della tigre bianca. Questi due animali nel feng shui tradizionale non sono altro che i cosiddetti custodi o protettori della porta, quindi delle figure con caratteristiche aggressive che trasmettono un senso di aggressività e di pericolo e che vengono utilizzate per allontanare potenziali pericoli che ci aggiungono dall'esterno. Infatti, nel feng shui tradizionale, la cosa più importante, che invece viene completamente persa dal feng shui popolare, è la relazione primaria tra il territorio e l'edificio. Prima noi studiamo le informazioni che ci giungono dal territorio, poi andiamo a studiare le informazioni che ci giungono dall'edificio, mentre ad esempio nel feng shui popolare spesso il territorio è assolutamente ignorato, come vedremo nella prossima lettura. Prossimo video della prossima settimana dedicato proprio al Bagua, quindi a come applicare la famosa griglia a nove caselle. Questi
Questi cani fune, feng shui popolare, vengono messi un po' dappertutto, cioè ci sono veri e propri siti che ti vendono qualsiasi modello di cane fu fatto in qualsiasi materiale da mettere all'interno della propria casa nel settore più affine a quel tipo di materiale. Quindi se abbiamo dell'ossidiana nera lo metteremo a nord perché ha informazioni d'acqua, se abbiamo un leone di metallo lo metteremo ad ovest perché ha informazioni di metallo e così via. Questo non ha assolutamente senso. Innanzitutto perché gli sci vanno sempre a coppie, perché sono una delle tante rappresentazioni dello yin e dello yang, quindi dell'accoglienza e della proattività, quindi della difesa per il maschio e della custodia per la femmina. Avere un solo cane fu, quindi, cioè, già di per sé non avrebbe senso perché si è andato a distruggere quello che è l'archetipo che regge questa tradizione, che poi ricordiamo essere principalmente di matrice buddista, quindi neanche strettissimamente legata a quella che è la tradizione taoista o della scuola naturalistica tipica del feng shui. Inoltre, non ha senso tenerlo dentro casa perché i guardiani della porta, i custodi della porta, devono essere delle forme aggressive, ma verso l'esterno, verso i potenziali pericoli che ci possono giungere. Molto spesso vengono posizionati, se invece l'intervento è fatto correttamente, ad esempio verso degli sha. Gli sha sono delle forme aggressive, possono essere degli allineamenti, possono essere delle punte che vengono verso la nostra porta di casa e che proprio grazie alla presenza, grazie all'idea di avere dei custodi che ci proteggano, fanno alleggerire proprio la sensazione di questo qualcosa, di questo chi estremamente attivato, che ci darà la sensazione di venire verso di noi, di attaccare la nostra abitazione. Tuttavia, gli sci, quindi questi cani fu che sono dei leoni, devono essere utili, possono essere sostituiti da qualsiasi altra forma a noi congeniale. Ad esempio, possono essere sostituiti dalle maschere aggressive. Certi utilizzano anche lo specchio Bagua. Quello è un altro tipo di intervento, proprio come guardiano alla porta per ricacciare indietro, perché è un elemento molto delicato che vedremo sempre in uno dei prossimi video. Ma ricordiamoci proprio che è fondamentale, quando facciamo un intervento nella nostra abitazione, non andare a cercare una cosa estremamente cinese per fare un intervento di feng shui, ma la cosa che per il nostro io più profondo, il nostro inconscio, sia più affine possibile alla nostra tradizione culturale, al nostro sentire. Da noi potremmo utilizzare, ad esempio, cioè come si è fatto da sempre in campagna, dei ferri di cavallo, delle scope traverse, quindi degli elementi che danno sempre un senso di protezione o di tutela, ma che provengono, ad esempio, dal nostro background culturale. Quindi, uno dei primi, delle prime grandi differenze è proprio l'utilizzo di determinati oggetti che ci provengono dalla tradizione cinese. L'utilizzo di un oggetto non è, come ci fa credere Feng Shui popolare, obbligatorio, non è un intervento di quello che si dice agopuntura della casa e bisogna per forza mettere quel tipo di oggetto in un determinato posto, bensì deve essere sempre contestualizzato ad una finalità data dall'influenza ambientale che noi e l'edificio in cui viviamo o in cui lavoriamo, ovviamente parliamo anche di luoghi di lavoro, potremmo avere determinate influenze negative. Quindi mai farsi incantare da sponsorizzazioni o altro che ti vendono dei fantastici cani leone da mettere all'interno di casa, perché dobbiamo sempre sapere dove posizionarli, altrimenti non sarà altro che avere un bel soprammobile all'interno delle nostre stanze. Nel prossimo video, giovedì prossimo, vedremo insieme come posizionare correttamente il Bagua e quali differenze troviamo tra il feng shui popolare e quello tradizionale. Ciao!